La Fondazione Paola Droghetti è da sempre impegnata non solo ad aiutare i giovani restauratori laureati alla scuola di alta formazione dell'ICR con numerose borse di studio, ma anche ad accompagnare gli amici della Fondazione in un percorso emozionante attraverso i musei romani. Questo percorso ci ha dato la possibilità di vedere da vicino il processo di restauro di opere d'arte e manufatti antichi e di comprendere il lavoro impegnativo che viene svolto per preservare il nostro patrimonio culturale per le generazioni future. Nostro obiettivo è di farvi vivere un'esperienza coinvolgente e di farvi apprezzare il valore delle collezioni d'arte e il lavoro che si cela dietro al restauro, così come pensava Paola Droghetti, alla cui memoria è da sempre dedicato questo percorso. Oggi siamo giunti ad un complesso monumentale unico al mondo per le dimensioni, la bellezza e per l'eccezionale stato di conservazione, le Terme di Diocleziano del Museo Nazionale Romano. È qui che la giovane laureata all'ICR e borsista della Fondazione, Carla Torrisi, ha restaurato la tomba 359 della necropoli di Castel di Decima, VIII secolo a.C. Ringraziamo per la generosa collaborazione il direttore del Museo Romano, Stéphane Verger, e tutto il personale del museo che ci hanno accolto con grande disponibilità. E un grazie particolare all'Istituto Centrale del Restauro Tutto, da sempre grande sostenitore della nostra fondazione, nella persona della direttrice Alessandra Marino. Questo è stato un progetto entusiasmante che ha coinvolto l'archeologia, l'arte e la scienza e siamo orgogliosi ed entusiasti di condividere con voi e di farvi scoprire il meraviglioso mondo dell'archeologia e del restauro. Nei depositi delle Terme di Diocleziano sono conservati i corredi della grande necropoli di Castel di Decima. La necropoli permette di capire come era organizzata la società intorno a Roma in questi secoli che si chiamano quelli dell'orientalizzante. La tomba 359 è quella di una fanciulla che è morta intorno a 20 anni, la cui tomba si può datare intorno al 730. Significa che questa fanciulla è nata più o meno all'epoca della fondazione di Roma, almeno con la data tradizionale trasmessa dalle fonti antiche. Il carattere eccezionale della tomba viene dalla grande quantità di gioielli che coprono tutto il corpo della fanciulla, degli anelli di bronzo che sono attaccati al vestito con delle fibule di bronzo ma anche di ambra, l'ambra che viene dal Baltico, dall'Europa del Nord. E poi ci sono sui piedi, sulle gambe della ragazza, dei vasi di bronzo che corrispondono al servizio del banchetto. Servizio del banchetto per la carne, quindi ci sono gli spiedi, il coltello per preparare la carne. Interessante la collana che porta la defunta, che è fatta con pendali, pendali a forma di animali, ma anche di una piccola figurina umana che è molto rara nel contesto del Lazio di questa epoca. Abbiamo scelto di lasciare la tomba nello stato dello scavo, restaurata ovviamente, perché farà parte della nuova sezione del Museo Nazionale Romano che sarà allestita alle Terme di Diocleziano e che sarà dedicata ai primi tempi di Roma, alle origini della città,
all'epoca orientalizzante fino alla Repubblica. E quindi grazie al sostegno della Fondazione Paola Droghetti abbiamo potuto restituire una delle tombe più importanti del Lazio antico, un contesto unico che sarà al centro della presentazione dell'epoca proprio della Fondazione di Roma alla metà dell'VIII secolo a.C. Anche quest'anno siamo arrivati al punto e al momento di illustrare l'ennesimo restauro di un bene pubblico dovuto alla generosa disponibilità della Fondazione Paola Droghetti Onlus. L'oggetto di restauro è la tomba T359 proveniente dalla necropoli di Castel di Decima. È una tomba femminile con un corredo ricchissimo che è stata prelevata nel 1991 con tutto l'intero pane di terra e con il tronco, perché la cosa particolarissima di questo restauro è che la scelta che è stata operata dalla direzione del museo insieme con i funzionari, ma condivisa dall'istituto, è stata quella di mantenere questo corredo ricchissimo all'interno dei propri strati di giacitura e con gli oggetti che affiorano. Spero che possa costituire un'occasione anche di curiosità, di stimolo per i giovani che stanno per intraprendere questo corso di studi per diventare restauratori di beni culturali, comprendendo che non è il restauratore solo colui che si occupa di quadri da cavalletto, ma anche chi segue per esempio questo percorso 4, che è un percorso che affronta moltissime tematiche differenti. Questo è estremamente interessante perché è un'attività che consente di lavorare sia all'interno del laboratorio sia all'interno di un museo, come è avvenuto in questo caso nel lavoro del microscavo del pane di terra, ma anche direttamente sul campo a fianco dell'archeologo. Ma si interviene proprio durante lo scavo perché quello è il momento più traumatico per l'oggetto. Un equilibrio che si era creato per molto tempo, per secoli, viene interrotto, gli oggetti vengono esposti a nuove condizioni di luce, di umidità, di temperatura e lì si innesca un fenomeno di deterioramento. L'intervento di conservazione e di restauro non ha seguito una prassi precedentemente codificata, in quanto quello del mantenimento e della conservazione dei pani di terra è una pratica piuttosto inusuale e poco diffusa. Per questo motivo le scelte intraprese hanno portato talvolta a dei compromessi conservativi. E inoltre la complessità e anche l'eterogeneità materica degli oggetti in essa contenuti hanno portato a una differenziazione delle soluzioni conservative adottate e, al fine di rispettare le specifiche esigenze di ogni materiale. Inizialmente sono state effettuate tutta una serie di operazioni preliminari, contestualmente anche la realizzazione del supporto, al fine di rimuovere tutti quei materiali di contenimento che erano stati applicati durante lo scavo e il prelievo del pane di terra nel 1991. Contemporaneamente però, per evitare il cedimento della terra perimetrale, sono state applicate delle velinature multistrato, inizialmente utilizzando della garza di cotone imbibita di resina acrilica e successivamente applicando una resina epossidica tixotropica armata con una rete flessibile in alluminio. Al termine di questa operazione, poi la superficie esterna è stata ritoccata cromaticamente utilizzando dei colori acrilici. Concluse queste operazioni preliminari, si è proseguito quindi con la messa in luce dei manufatti attraverso la rimozione progressiva e graduale degli strati archeologici superficiali. Grazie a questa operazione è stato possibile, da un lato, mettere in luce, anche se non totalmente, i resti ossei della defunta. Ed inoltre è stato possibile individuare moltissimi reperti che prima erano impossibili da riconoscere.
Questo ovviamente ha portato ad un aumento notevole del quantitativo di manufatti rilevati in fase di scavo, che passa dai 60 precedentemente elencati a 121. Solo parte dei reperti sono stati prelevati temporaneamente per poter essere trattati. L'esempio dell'area del bacile è abbastanza calzante, in quanto per poter trattare gli oggetti al di sotto è stato necessario prelevare in primis la tazza in ceramica e successivamente alle operazioni conservative anche le pareti del bacile, in modo tale da trattare gli anelli a sospensione e le fibule che erano presenti al di sotto del fondo di quest'ultimo manufatto. Nel caso dei reperti metallici, le operazioni conservative hanno previsto, quasi nella totalità dei casi, la rimozione dei depositi superficiali e dei prodotti di corrosione che si sono sviluppati a seguito di reazioni chimiche ed elettrochimiche. Nel caso della grande tazza si è però deciso di non effettuare una ricomposizione totale, bensì questa è stata assemblata lasciandola suddivisa in quattro grandi porzioni in modo da riproporre quello che era l'assetto di scavo originale. Considerati gli interventi effettuati, le problematiche conservative affrontate e le soluzioni individuate, si può dire che un lavoro di questa tipologia attualmente costituisce un caso particolare nel panorama del restauro. La prassi comune infatti avrebbe previsto lo smontaggio del pane di terra e il prelievo dei manufatti allo scopo di approfondire lo studio e le operazioni conservative. Ma in questo caso specifico invece si è deciso di affrontare il lavoro da un'altra prospettiva, sicuramente più complessa. Come già accennato, la scelta di mantenere i reperti in loco ha richiesto dei compromessi, in quanto non è stato possibile intervenire in maniera approfondita su tutti i manufatti, così come non si ha la certezza di aver messo in luce la totalità. Però, considerando i risultati ottenuti, riteniamo di essere riusciti a conservare il contesto della sepoltura in tutta la sua ricchezza, riuscendo a renderla leggibile anche per il grande pubblico.